Ciao a tutti ragazzi, noi siamo IMAPOW e bentornati sul nostro canale. Io sono Ciao Simo14. Rico, che c'è? Ciao Rico, 98. Come mai la tua presentazione finisce sempre peggio? Cioè, siamo arrivati a dei livelli incredibili. Allora ragazzi, oggi facciamo un video molto interessante sulla build di 20, dato che uscirà a breve, siamo in tema, quindi cominciamo pure. Ma prima ricordiamoci logicamente di tutti i canali che vi lasciamo in descrizione. Vi ricordiamo il canale Telegram, vi ricordiamo il canale di YouTube, non è in descrizione ma è questo qui. Vi ricordiamo ovviamente il canale Facebook, ragazzi, l'abbiamo appena aperto, dai, su ragazzi, venite a trovarci, Venite a venite ad aprire salutarci. Tutto discussioni, venite a chiederci cose, che è ciò che non interessante. riusciamo a trattare sul nostro canale lo portiamo lì. Quindi eventi Sì. nuovi, cose nuove, eccetera, Esatto, portiamo tra lì. l'altro comunichiamo tutto su Telegram, eccetera, vi diciamo codici, vi diciamo insomma tutte le cose succulente con le quali si possono guadagnare premi Insomma, alternativi. partecipate, ci sono un po' di chicche, E poi niente ovviamente Genshin Impact Italia, che male. noi Certo. salutiamo e Ciao. facciamo sempre una bella collaborazione. Certo, ormai si saranno stancati di sentirlo. Passiamo a 20, ragazzi. Allora, parliamo di questo eroe. Cominciamo dai punti di forza e dai punti di debolezza. Allora, i punti di forza, di verità, sono tanti. Sono tanti perché è un uomo batteria dal potenziale di ricarica di energia veramente mostruoso. È micidiale la quantità di energia che ricarica questo eroe con la E e con la ulti. È veramente ottimo. Vi renderà anche molto più semplice tutte le esplorazioni, saranno molto molto più semplici grazie alla sua E, infatti vi consentirà di volare, di creare una corrente ascensionale dove utilizzate la E e quindi potete usarla per spostarvi per la mappa. Anche lì le esplorazioni, soprattutto se non le avete portate a termine, è veramente comodissimo, ragazzi, molto molto buono. Un altro punto di forza è sicuramente la possibilità di raggruppare i nemici più piccoli. E questa abilità è eccezionale, soprattutto perché vi consentirà di rendere i run nei domain molto molto più veloci e quindi il farming sarà veramente facilissimo. Non Oltre ad solo. aiutarvi nell'Abyss, per Non solo, esempio. certo, anche nell'Abyss la gran parte delle stanze prevede gruppetti di nemici e quindi voi li prendete, li raggruppate tutti e li fate fuori con un bel burst eccezionale. Ora, c'è da dire che ha anche dei difetti. Forse quello più evidente è il fatto che purtroppo non riesce ad assorbire i nemici più grossi e quindi diciamo che con quelli 20 si ritrova un po' in difficoltà, purtroppo. Diciamo che quelli e i nemici scudati, gli Abyss Mage, quelli che hanno lo scudo rotondo, che quindi è, non possono essere assorbiti all'interno della bolla mentre sono con l'aura. E quindi dovete fare in modo di distruggere l'aura oppure di non portarlo se avete contro nemici troppo grossi da poter essere assorbiti nella sua ultimate. I danni li farà comunque, l'energia la caricherà lo stesso, ma non farà lo stesso effetto che con gruppetti di nemici. Questo è poco ma è sicuro. Invece, che cosa possiamo dire per quanto riguarda i ruoli possibili? Beh, allora ragazzi, per quanto riguarda i ruoli possibili, diciamo che tutti dicono che 20 possa fare tutto. Secondo noi, il ruolo proprio perfetto per 20 è il ruolo da supporto, comunque burst DPS, diciamo. Alla fine il suo ruolo è quello di scacciare la ulti, ricaricare così l'energia del team e poi picchiare con il nostro main DPS. Quindi diciamo che è proprio un ruolo da supporto che comunque con la sua ulti farà male. Anche con l'elemental skill dà parecchio supporto perché ha un cooldown molto basso, riesce a tirarla spesso e quindi a generare molte particelle per il proprio team. È un supporto eccezionale, In senza tanti ombra di dicono che dubbio. possa addirittura carryare, per me non ha senso perché comunque è un personaggio sprecato come main DPS, vedendo proprio le sue abilità che sono da supporto, Certo, totalmente. assolutamente sì. Andiamo però a I vedere i potenziali potenziali team. A team. livello di potenziali team, ragazzi, cioè questo qua è un eroe che va bene con qualsiasi team potenzialmente, È è un veramente sempreverde. eccezionale. È l'uomo batteria per eccellenza, quindi per qualsiasi team in cui effettivamente vi dovesse mancare dell'energy recharge, la ricarica della ulti, lui potrebbe benissimo aiutarvi. Inoltre, col fatto che può raggruppare, eccetera, vi renderà la vita molto più facile. Ovviamente questo tipo di eroe va a braccetto con quei main DPS che fanno danni ad area. Ovviamente possiamo benissimo andare a citare, che ne so, Diluc, che comunque con lei sarà con lui
Vabbè, lui lei va bene. Sì, Sarà benissimo. ottimo perché andrà a scacciare il suo bellissimo uccello volante infuocato. E praticamente andrà a colpire tutti facendo un macello. Oppure, secondo me, quella che per me è imbarazzante con 20 è Ganyu. Ganyu è Sì, veramente Ganyu è imbarazzante con fortissimo. 20. Ma ci sono anche altri personaggi. Mona è ottima. Kuching è ottima con la ulti Mamma che mia, continua a sparare. fortissimo. Insomma, in generale, con i main DPS e con attacchi ad area è ottima. Eccezionale, perché vi fa proprio supporto da quel punto di vista. Una volta che li avete raccolti, dovete soltanto colpirli. È l'unico vostro compito, per il resto è già tutto fatto, No, è quindi veramente ottimo personaggio, ottimo. inutile che andiamo perfettamente ad elencare. Sta bene un po' come il pane grattugiato, un po' Sì, come, che ne so, il sì, grana. Boh, lo mettete un po' ovunque. sì, sì. Certo, sono d'accordo. Ma Parliamo invece parliamo delle di build build possibili. possibili. Cominciamo dalle armi. Allora, io comincerei da quelle più nuove perché giustamente molti di voi non le conoscono ancora, quindi effettivamente vale la pena quantomeno parlarvene e farvele vedere. La nuovissima arma 5 stelle, la Elegy for the End, secondo me diventerà l'arma perfetta per 20. E per un motivo molto semplice, ovvero la sua passiva. Aumenta l'Elemental Mastery di 60. Quindi Come così. effetto base, così. Quando l'Elemental Skill o l'Elemental Burst del personaggio che brandisce quest'arma colpisce un nemico, il personaggio guadagna un sigillo di rimembranza. L'effetto di guadagnare questo sigillo si può attivare solo una volta ogni 0,2 secondi, quindi abbastanza veloce, e può essere triggerato anche se il personaggio non è presente sul terreno. Vi faccio un esempio: tira la Ultimate. Una ultimate che dura nel tempo continua a guadagnare sigilli anche se non è fisicamente in campo. Quando possiedi 4 sigilli di rimembranza, tutti questi verranno consumati e tutti i membri del party guadagneranno un 19. bonus extra che aumenterà l'Elemental Mastery di 100 e l'attacco del 20%. Quando questo effetto viene triggerato, non può essere ritriggerato lo stesso effetto prima di 20 secondi e oltretutto non si possono staccare due effetti dello stesso tipo. Di fatto questo è l'arco da supporto definitivo. Arco veramente eccezionale, come statistica secondaria avrà l'energy recharge e un attacco base che diventa abbastanza discreto, diciamo che raggiunge 608 di attacco con un 55% di energy recharge. Diciamo che anche la substat si sposa molto molto bene con un personaggio che vuole fare da batteria, ovviamente. Andando a vedere invece, diciamo, gli archi un po' più da 4 stelle, perché alla fine ci sono anche altri archi 5 stelle che possono essere interessanti su 20, per l'amor del cielo, però al momento Elegy for the End sarà l'arco indubbiamente più OP, perché gli altri sono un po' meno da supporto, secondo noi. Sì. Potrebbero essere utilizzati molto di più sui main DPS piuttosto che su 20, ecco. Andiamo a parlare per esempio invece dell'arco 4 stelle che ci regaleranno con i prossimi eventi. Stiamo parlando Ecco. del Windbloom Ode. È un arco che già si presenta in maniera eccezionale con Sì. il base attack e l'elemental mastery, che non fa mai male per applicare dei belli swirl potenti. Arriveremo a 165 di elemental mastery, 510 di attacco, quindi è abbastanza buono. Oltretutto avremo possibilità di ottenere il refine massimo della passiva, che di pure qual è. Praticamente nel momento in cui utilizzeremo un elemental skill andremo a ricevere una sorta di Bonus. bonus, di buff che andrà ad incrementare l'attacco fino al 32% a refine massimo. Ed essendo un'arma che comunque regaleranno con l'evento, ci daranno tutte le copie per fare il refine massimo. E qui si lavora sull'Elemental Mastery invece. Anche l'Elemental Mastery su questo eroe è molto buono, in particolare perché la Ultimate, quando viene infusa con un particolare elemento, continua a infonderlo e continua ad applicare Swirl sui nemici. Quindi l'Elemental Mastery non farà altro che andare ad aumentare questo buff di Swirl, questo danno da Swirl sui nemici. E sarà continuo e costante. Molto molto buona come tipo di arma, ma personalmente, se doveste averla in particolar modo a refine abbastanza alti, ritengo che lo Stringless possa essere un po' meglio rispetto al Windbloom Ode. Diciamo che questa arma andrà a lavorare anche qui sull'Elemental Mastery come passiva. L'attacco e l'Elemental Mastery bonus in effetti sono abbastanza simili. La passiva andrà ad aumentare i danni da Elemental Skill e Elemental Burst del 24%. A refine alti, già al terzo livello, abbiamo un 36% di bonus per Elemental Skill ed Elemental Burst. In pratica,
Noi andiamo, tra l'altro qui si parla di danni, ragazzi, non di bonus di attacco, si parla proprio di danni. Niente male. Quindi è un lavoro diverso rispetto all'aumento dell'attacco ed è sicuramente più efficace del Windbloom Mode. In particolar modo se ce l'avete a refine alti, arriva addirittura ad un aumento del bonus generale dell'elemental skill, del burst, del 48%, che è veramente altissimo, è veramente altissimo. Ottimo, ottimo arco, già lo conosciamo, quindi Uno insomma degli archi migliori per questo si eroe. va sempre sul sicuro. Un altro Certo. arco che potrebbe effettivamente essere interessante o interesting, se siete più inglesi, è il Favonius Warbow. È un arco che va sempre bene per i nostri amici support. Diciamo che è buono in quanto genererà particelle come se non ci fosse un domani. Infatti la passiva, per esempio, nel momento in cui andremo a crittare, avremo il 60% di possibilità di andare a generare particelle. Sei particelle che insomma non fanno mai schifo, permetteranno comunque di andare a utilizzare la ulti con più violenza. Inoltre l'energy recharge come substatistica è fra le più alte, perché comunque raggiunge un 61,3%, che non è niente, niente male. E Assolutamente quindi no. diciamo che è quel tipo di arco che voi ve lo tenete, vi mettete 20 nel vostro team, gli altri piano piano andranno a rigenerare un po' di particelle e lui così continuerà a switchare anche solo per la ulti. È Certo. buono, ci sono ovviamente archi migliori come lo Stringless, per esempio, o Windbloom Hanno Mode, secondo me funzioni può essere diverse. anche Diciamo più. che se avete bisogno di più Sì. energia, il Favonius è meglio. Se avete bisogno invece di un'arma un po' più offensiva, allora a quel punto lo Stringless è decisamente superiore. Faccio una menzione d'onore anche al Sacrificial Bow, che tanti considerano, ma personalmente sconsiglierei, perché il Sacrificial ha una passiva veramente molto potente, che è quella di darvi la possibilità di rilanciare l'elemental skill immediatamente subito dopo aver lanciato la prima, con un tempo di ricarica, eccetera. Ma non va bene, secondo me, perché l'elemental skill di 20 in particolare ha un cooldown bassissimo e non vale la pena mettere un arco del genere su di lui quando potreste, per esempio, metterlo su personaggi come Diona, che ne hanno molto più bisogno. Quindi, decisamente, io preferirei puntare a questi archi piuttosto che a non Sì, in al sacrificio, che questo caso il sinceramente Favonius, per esempio, fra i due ha molta più utilità. sono d'accordo. Va bene, io direi passiamo avanti e parliamo ai set di artefatti. Logicamente, qualsiasi tipo anemo da supporto non può non guardare Viridescent. È diciamo il set che quello che va meglio di Senza tutti. ombra di dubbio. Ovviamente in Nobles comunque si può mettere quel set di artefatti che dovete avere in almeno un personaggio, perché è ottimo. Boost che vi dà 4 pezzi è stupefacente. Però il Viridescent, se avete un tipo anemo, è eccezionale, perché andrà ad Certo. amplificare di un botto i danni dell'elemento che viene infuso all'interno della ulti. Quindi, ragazzi, non si può ovviamente non contare questo bellissimo set di artefatti che è spaventoso per incrementare l'elemental damage e su certi personaggi veramente cambia la vita. Certo, sono d'accordo, quindi diciamo che il set Noblesse si gioca in particolar modo se nel vostro team non c'è un altro personaggio che già ha il Noblesse. Il set Viridescent è sicuramente molto più consigliato per lui in quanto andrà anche a lavorare sulle resistenze elementali e è un set da supporto, anche quello veramente eccezionale. A livello di statistiche, che dovrete andare a potenziare, essendo 20 un support e in particolare un uomo batteria, non si potranno ovviamente dimenticare l'energy recharge, che sarà la statistica più importante in questo personaggio, in quanto le ulti le dovrà spammare come se non ci fosse un domani. Dovrete dargli ovviamente l'anemo damage, perché l'anemo damage gli consentirà con la ulti di fare veramente tanto tanto male. E poi per il resto sarei andato un po' di statistiche generiche, quindi le solite attacco, se volete crit rate e crit damage. Forse qui sarei andato un po' di più a prediligere l'attacco, Sì. perché comunque è difficile andare a puntare su crit rate o crit damage su un support, in quanto molto difficili da trovare. Indubbiamente, appunto, la statistica che dovrete andare sempre a controllare sarà l'energy recharge, quindi fra le main possibili dei vostri artefatti andate a puntare su questa. Le altre io metterei attacco percentuale,
crit damage, crit rate solite, energy recharge appunto è quella che dovrete andare a vedere. Sono d'accordo. L'ordine del potenziamento dei talenti. Che qui è super easy a dire il vero, ragazzi, cioè potenzierete prima la ultimate perché è il fulcro sul quale si costruisce 20, da lì deriva tutto. Quindi dovete potenziare prima quella, poi potenziate l'elemental skill e se volete potenziate l'attacco. Considerate che, a meno che non lo teniate in campo spesso, che magari vi piace in particolar modo giocarlo, l'attacco è inutile. Quindi vedete voi bene se potenziarlo oppure no, ma l'ultimate e l'elemental skill sono veramente essenziali e devono essere parecchio alte. Invece per quanto riguarda le costellazioni, questo personaggio è abbastanza particolare nel senso che, contrariamente a tanti altri eroi, le sue costellazioni non fanno vibrare le mutande per un motivo abbastanza preciso. Allora, cominciamo dalla prima, Reikuki. Ma sostanzialmente la prima è una delle costellazioni più schifose dopo quella di... No, scherzo, non è una costellazione eccezionale per il tipo di personaggio. Praticamente vi permetterà di andare a sparare due frecce in più per colpo caricato che infliggeranno il 33% del colpo originale, del colpo normale, e non ha senso per il tipo di personaggio che 20 è, perché non andrà mai a utilizzare colpi caricati, non vi serviranno, motivo per il quale questa costellazione la prendete e la buttate, perché non vi servirà. Ottimo. Allora, con la seconda costellazione già le cose si fanno un po' più interessanti, diciamo, in quanto comunque questa costellazione permetterà con l'elemental skill di andare a diminuire la resistenza Nemo del 12% per 10 secondi. Inoltre tutti i nemici che verranno lanciati da questa elemental skill andranno a diminuire ulteriormente la loro resistenza Nemo del 12% e pure la loro resistenza fisica. Solo mentre sono in aria. Solo mentre sono in aria, esatto. Quindi nel momento in cui saranno belli colpiti lì che non sanno cosa fare, allora... Buona per esempio per un personaggio come Xiao che potrà andare a beneficiare buona, moltissimo della resistenza a Nemo, per esempio. Questa è buona, però esatto, fa da supporto ad un DPS a Nemo. Invece per quanto riguarda la quarta, quando 20 raccoglie un elemental particle riceve il 25% di Nemo damage bonus extra per 10 secondi. Questa è veramente forse la costellazione migliore in assoluto che ha, perché con la ultimate infliggerà veramente grossi danni in questa maniera. Grossi danni, quindi veramente questo è un bel boost, è un bel boost. Passiamo alla sesta invece. Tutti i personaggi che prenderanno danni dalla ulti avranno la loro resistenza a Nemo ridotta del 20%, quindi così proprio di netto. Inoltre, se dovesse esserci un assorbimento di un elemento, quindi se per esempio la ulti dovesse essere infusa, che ne so, col fuoco, i nemici che verranno colpiti da l'elemento infuso andranno ulteriormente a diminuire la loro resistenza a quel particolare elemento del 20%. Quindi nel momento in questo cui... con il Viridescent si sposa tantissimo. Esatto, perché andrà a potenziare ancora di più il Viridescent praticamente. Mm-hmm. È buona la sesta costellazione, però se ci pensate in generale tutte queste costellazioni sono ottime se volete per esempio un personaggio a Nemo main DPS nel team, perché comunque continuare a diminuire così tanto la resistenza a Nemo per esempio per Xiao è benessere puro, visto anche che comunque Xiao potete mettergli chi gli pare, nel senso che non le frega niente di chi ha sotto, basta che lo aiuti un po'. Certo, questo è un buon personaggio, però non sono costellazioni che effettivamente fanno gridare dalla gioia. Non fanno così tanto la differenza. La realtà è che il kit di 20 è già OP così com'è. Sì. Ed è un personaggio stra budget, che qualunque persona che gioca free to play dovrebbe avere. È un personaggio proprio easy. Voi lo prendete, gli potete veramente mettere anche tutte le cose male... E già un personaggio che risulterà utile. Fa il suo lavoro lo stesso. Anche così risulterà utile, perché lui basta che scacci la ulti e già il fatto che inizi a prendere tutte le persone, a buttarle dentro, insomma già quello è un aiuto assurdo, perché anche nell'Abyss soprattutto, ragazzi, c'è per esempio il piano 11 che... Cioè, lo richiede 20, è pazzesco, è utilissimo in tantissime situazioni. Queste costellazioni sono buone, però se vi dovessi dire da free to play di andare a pullare 20 per andare a costellarlo, vi direi anche no, perché non ha senso. Ci sono altri PG che
vanno a beneficiare molto di più. Allora a questo punto andate a costellare Child, ragazzi, ha molto più senso che non lui. Esatto. Quindi ragazzi, in generale top PG, chiunque è riuscito o riuscirà a pullarlo dovrebbe festeggiare perché questo personaggio è veramente ottimo. Sì. Speriamo di avervi dato un'impronta un po' più chiara anche sulle nuove armi che devono uscire, che praticamente sono fatte per sposarsi con 20. Quindi mi raccomando, dateci un occhio. E io direi che qui da Mapau è tutto. Che dice Alex? Sì, noi ci becchiamo nel prossimo video del canale. Ciao! Ciao amici!